La conduttrice del GF VIP ha detto cosa pensa di Ignazio e Cecilia. Ilaria Blasi è stata intervistata dal settimanale Chi, diretto dall'opinionista Alfonso Signorini. Eccoci con un nuovo appuntamento dedicato al Grande Fratello VIP. Vi ricordiamo che questo programma televisivo è giunto a conclusione, perché lunedì 4 dicembre su Canale 5 è andata in onda la puntata finale. In questi giorni la conduttrice del reality show, Cancelletto Ilaria Blasi, ha rivelato nel corso di un'intervista cosa pensa di alcuni protagonisti di questa seconda edizione. Ilaria Blasi su Cecilia e Ignazio: i modi e i tempi non mi sono piaciuti. Come vi abbiamo appena detto, la seconda edizione del GF VIP è terminata. A tal proposito vi comunichiamo che di recente la conduttrice di questa popolare trasmissione è stata intervistata dal settimanale Chi. Ilaria Blasi ha parlato dei concorrenti che hanno coinvolto maggiormente i telespettatori, ovvero della coppia nata all'interno della casa di Cinecittà formata da Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, e non solo, perché ha speso anche delle parole sulla fine della storia d'amore tra Luca Onestini e Soleil Sorghè. La moglie di Francesco Totti inizialmente ha detto di non aver apprezzato l'atteggiamento di Cecilia, perché dopo aver terminato la relazione sentimentale di 4 anni e mezzo con Francesco Monte, ne ha iniziata subito un'altra. La presentatrice del GF VIP ha anche detto di aver visto l'ex fidanzato di Cecilia troppo sicuro, perché ha gestito bene la situazione televisiva, forse perché pensava che la modella argentina sarebbe tornata da lui, e soprattutto ha aggiunto che lei al posto di Francesco Monte non sarebbe entrata nella casa di Cinecittà. Riguardo alla love story tra Ignazio e Cecilia, Ilaria Blasi ha detto le seguenti parole: i modi e i tempi personalmente non mi sono piaciuti. Per finire, Ilaria Blasi ha rivelato che non sa se fosse autentica la storia d'amore, ormai finita, tra Luca Onestini e Soleil Sorghè, ma ha precisato che le è piaciuta la reazione dell'ex tronista di Uomini e Donne quando ha saputo di essere stato tradito dalla modella italo-americana. Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez stanno ancora insieme. Se non avete avuto modo di leggere gli articoli precedenti, vi comunichiamo che la favola d'amore tra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez sta procedendo anche senza la presenza delle telecamere del GF VIP. In questi giorni sono stati paparazzati a Roma mentre si scambiavano effusioni romantiche. Questi scatti fotografici sono stati pubblicati sulle pagine del settimanale Diva e Donna. Il ciclista e la modella argentina si amano veramente, infatti hanno anche ufficializzato la loro relazione sentimentale con le presentazioni alle rispettive famiglie. Per leggere altre curiosità sugli ex concorrenti del Cancelletto Grande Fratello VIP, vi consigliamo di non perdere i prossimi aggiornamenti, cliccando sul tasto Segui, posto nella parte alta di questo articolo.